Allora, la questa riscriviamola così. Qua non ce la voglio metterla. Quando scarico non ho bisogno di portare il comunicato pure, quindi non ho bisogno di scriverlo in quell'altro modo. Allora, cominciamo a... Scusi, quello che ho scritto il termine, era l'idea proprio quella di scrivere stesso integrale. Sì. Scusate, è il gigacuccio, al contrario. F di x, quindi già l'avevo fatto, quindi questo è gigacuccio di x, quindi x. Ok? Proviamo. Se non c'era bisogno. Oh. Così è tutto più facile. Adesso andiamo. Allora, noi se vi ricordate, e alla meno pi greco x quadro, la trasformata ci dava e alla meno pi greco. Allora, facciamo un cambiamento di variabile, ok? Se io faccio e alla meno pi greco epsilon x al quadrato, la trasformata chi mi darà? Ricordate? E alla meno pi greco x su epsilon al quadrato per 1 su epsilon. Ok? Controlliamo, perché qua è sempre facile sbagliare. Se io ho l'integrale tra meno infinito e più infinito e alla meno pi greco epsilon quadro x quadro integro x, faccio epsilon x uguale t, questo è dx uguale dt su epsilon, integrato da meno infinito e più infinito 1 su epsilon dt e alla meno pi greco t
qua. Ok. Se adesso faccio l'integrale 1 su epsilon e l'integrale di la meno infinito e più infinito di alla meno pi greche x su epsilon, allora questo devo fare il quadrato. No, vabbè, questo è la norma L1. No, no, viene così. Perché se no devo fare l'integrale del quadrato. Ok. Andiamo. Questa integrale è qua. Quando vado a fare 1 su epsilon integrale da meno infinito e più infinito di e alla meno pi greco x su epsilon al quadrato quindi dx, questo qua volendo x su epsilon uguale a t e x su epsilon uguale a dt, e quindi viene integrato da meno infinito e più infinito di e alla meno pi greco t uguale in dt, che faceva 1. Ok? Perché questo a sua volta era uguale a t uguale a s sulla radice di pi greco, quindi questa è integrata da meno infinito e più infinito di alla meno s uguale s su radice di pi greco. Ok? Quindi guardate che questa funzione qua, questa funzione qua, cosa fa quando epsilon tende a 0? Quando epsilon tende a 0, cosa fa questa funzione qua? Quella di sinistra. Tende a 1. Viceversa, questa qua tende a 0, però c'è un'integrale costante, è una funzione positiva. Dov'è che questa, com'è fatta questa funzione di destra? È stretta attorno all'origine. Tende alla destra, in realtà, in qualche modo, dobbiamo vedere questo. Ok? Quindi, la trasformata di questa era questa. La trasformata di questa è questa. E la trasformata di questa chi è? È questa. Uno dovrebbe dire questa qua la calcolate sempre con lo stesso teorema. La trasformata di questa è epsilon per e alla meno pi greco epsilon x al quadrato, ma c'è 1 su epsilon davanti, epsilon su epsilon sì, quindi noi abbiamo tramite il teorema sulla dilatazione abbiamo visto che la trasformata di questa è la stessa funzione, quindi posso trasformare quante volte mi pare, ma sempre uguale.
qua non rimane uguale, perché questa qua l'ho stretta, l'ho allargata e questa qua l'ho stretta. Però se trasformo due volte torna a quella di prima, ok? Adesso supponiamo che F sia in L1 e che F cappuccio sia in L1. Allora, supponiamo di voler fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla 2 pi greco i x t f cappuccio di t in dt. E vogliamo vedere che questo per quasi ogni x è uguale a f di x. Questo lo metto da riquadrato perché lo dobbiamo dimostrare, non abbiamo mica dimostrato ancora. Ok. Allora, andiamo a scrivere l'integrale tra meno infinito e più infinito di che cosa? Di e alla 2 pi greco i x t per e alla meno a pi greco epsilon x al quadrato per f di t in dt. Ok? E questa funzione qua, queste funzioni qua sono tutte, quando vado a prendere il modulo, sono tutte minori o uguali di f di t. O no? Sono tutte minore uguali di f di t, perché questa quantità è minore uguale di 1, e alla meno qualcosa è minore uguale di 1. Questo in modulo fa 1 e questo in modulo fa f di t. Che succede quando epsilon tende a 0? Questo qua deve tendere, il teorema della continuità degli integrali tendenti a un parametro, deve tendere a questo. Sostanzialmente il teorema di Lebesgue, no? Lo fate per successione, la solita stessa. Ah, scusate, qua è f cappuccio. Va bene. Ma allora, questo però a chi è uguale? Questo è uguale all'integrale tra meno infinito e più infinito di f di t di f di x
Aspetta un attimo, bisogna sta prendere la variabile. Ok. A e alla meno y epsilon, qua ci devo mettere allora, se io scarico questa dall'altra parte, facciamo il tipo e fanno la stessa cosa. Ok? Allora, chiamiamo la variabile qua. Chiamiamola V. Qua adesso devo fare la trasformata di E alla 2π Ixt e alla meno π epsilon π quadro trasformata in de V. Non posso usare la x perché sta già impegnata qua. Ok. Adesso andiamoci a calcolare se la trasformata. Allora, questa qua deve essere calcolata in... Quindi chi è questa trasformata? È l'integrale tra meno infinito e più infinito in dt di e alla meno 2π i vt per e alla 2π xt per e alla meno π epsilon t al quadrato. La x. Ok? Quindi dt uguale integrale tra meno infinito e più infinito di e alla meno 2pi i v meno x per t per e alla meno pi epsilon t al quadrato in dt. E a quanto è uguale? Questa non è altro che la trasformata di questa funzione qua calcolata in v meno x. Ma la trasformata di questa funzione qua era questa qua. Quindi qua ci devo scrivere 1 su epsilon per e alla meno y v meno x fratto è a quadrato. Quindi questa integrale non è altro che l'integrale tra meno infinito e più infinito di f di v per g per g epsilon di v meno x in dx, dove g epsilon lo scrivo qua, g epsilon è uguale a 1 su epsilon per e alla meno g epsilon di
chiamiamolo R, epsilon meno R su epsilon, che era quella funzione là, questa funzione qua, che aveva modulo unitario. Quindi questo è un prodotto di convoluzione in realtà, quindi questa qua non è altro che F star g epsilon, qua posso scrivere x meno v, x meno v o 1 in x c'è il quadrato, quindi questa non è altro che F star g epsilon calcolata in x. Quindi io è chiaro fino a qui? Sì. Il passaggio dal primo al secondo integrale. Da qua a qua? Sì. Se ti ricordi io posso scaricare la trasformata dall'altra parte. Ce la siamo messo a posto. È come se faccio la trasformata di tutto l'integrale. No. Ok, allora io la trasformata ce l'avevo di qua e la variabile la chiamo t. Se la trasformata la faccio di là, la variabile originale della f la devo chiamare in altro modo, v, l'ho chiamata v. E allora la trasformata di questa, partendo da t, la devo calcolare in v. Ok? Allora se la devo calcolare in v, devo moltiplicare per questa funzione qua. Quando vado a fare il cambiamento di s, ok? E quando vado a scrivere questo integrale di f di v per g epsilon di x meno v, questo che è? Prodotto di convoluzione. Quindi io so, cancellando qui, so che questo è uguale a f star g epsilon di x. Ora che mi serve? Mi serve questo risultato qua, che questo converge a f di x. Questo risultato è un risultato sulla convoluzione che non voglio dimostrare adesso, non lo dimostro a parte. Se vi ricordate che cos'era la convoluzione, vi ricordate che era una media? Allora se io sto facendo g epsilon, come è fatta? Si sta concentrando vicino a g epsilon di v meno x, si concentra vicino a x. Qua c'è x, qua c'è g epsilon di v meno x. Quindi io sto facendo la media dei valori della funzione f sempre più vicino a x. Se f fosse a, allora noi in realtà sappiamo anche che f è continuo. Sappiamo anche che f è continuo, perché? Perché f e f cappuccio stanno in L1 in realtà. A posteriori f è anche continuo in quel caso lì. Quindi per le funzioni continue è banale dimostrare che questo converge a questo. Ok? Però è vero in generale. È vero che lo devo ancora dimostrare questa parte qua, però è molto, capito? Cioè nel momento che io so che questo è uguale a questo, questo converge a quell'integrale là, e questo è il prodotto di convoluzione con un nucleo di convoluzione che, diciamo, tale che questo converge a questo, diciamo il tutto secondo me è inquadrato nella maniera giusta, nel senso che si capisce meglio. Ok. Ok, allora
Allora, ripeto, se io ho S, le funzioni di crescenza rapida, chi è S'? S' diventa un po' complicato, perché per definire S' io devo vedere S come uno spazio normale, ok? Però non ve lo sto a fare perché mi complico inutilmente la vita. S' è l'insieme delle applicazioni che vanno da S a valori, in questo caso in C in realtà, no? Che se S, diciamo, da R in C, tale che il limite, cioè se φ con n tende a φ in S, che vuol dire? Dobbiamo scrivere, ma quando è che φ con n tende a φ in S? Se solo se per definizione x alla alfa o x alla h, avevamo detto k, derivata a che di φ tende in norma infinito a x fi n a x alla k derivata a k. Cioè mettiamo, diciamo che la convergenza si ha quando questo tende a questo, in cioè qualunque derivato per qualunque potenza della x, cioè che tutte queste erano limitate, no, andavano a 0 all'infinito, erano continue, quindi erano limitate. Allora, se stanno in L infinito c'è la norma del massimo, queste qua sono anche continue, e quindi queste devono tendere al limite nella norma del massimo. Allora, questo mi dice che T di Fn, o come si meglio scrive TFN, deve tendere a φ. Ok. Ok. Questo è S' per definizione. Diciamo, la definizione è in qualche modo simile a quella che abbiamo dato prima, però andrebbe visto che si può mettere nel quadro di quello che avevamo detto. Allora, a questo punto io come faccio a fare T cappuccio? Allora, guardate, se io faccio T cappuccio Φ, beh, supponete che F sia una funzione di L1, se io ho una funzione f in L1, chi è TF? TF Φ lo definisco come l'integrale da meno infinito e più infinito di f di x Φ di x in dx. Ok?
Allora io che cosa so? Beh, questa qua non straconverge, perché se φ con n converge a φ in norma infinito, questa integrale f φ con n converge a integrale di f φ. Questo per la convergenza lineare. Quindi se io scrivo t, scrivo qua sotto, tf fn, che è integrale da nv di f di x fn x di x, questo converge a integrale da nv di f di x f di x di x, perché questo converge a questo in norma infinito e questo converge a questo è equilimitato da una costante per f. No, perché sono tutte quante f con n, sì, sono tutte in una costante. Allora io come posso fare? Se però io faccio tf cappuccio fi e questo sarà, anzi tf cappuccio fi sarà integrato da infinito infinito di f cappuccio x di x di x. Queste qua integrate da un infinito infinito è quello che abbiamo detto nella prima volta di f di x di cappuccio di x di x. Questa non è altro che tf di cappuccio. Allora se questo qua lo faccio in generale, quindi meno non ci sta. Ok, meno ci sta sulla, vediamo qua dentro. Se io lo definisco così, c'ho problemi? Non c'ho problemi, perché? Io devo calcolare t cappuccio in fi. Allora che faccio? Scarico la trasformata dall'altra parte, fi stava in s, la trasformata di fi sta in s, t in s lo posso calcolare perché t era un elemento del duale di s, e quindi si può fare. Ok, allora quando mettiamo t intendiamo la trasformata di t. No, quelle sono particolari. Allora, queste qua stanno là dentro, però no? Cioè, se io voglio definire, questa è una constatazione, questa è una definizione. Questa definizione cosa fa sì? Che la trasformata, cioè questo qua, tf cappuccio, coincide con la trasformata di questo. Cioè, se io il cappuccio lo metto qua e invece metterlo qua, è la stessa cosa. Quindi questa è una constatazione. Queste sono particolari. Allora, io cosa sto dicendo? Sto dicendo che L1 è contenuto dentro S'. Perché una funzione di L1 individua automaticamente una funzione, una distribuzione che sta in S'. Ok?
Oh, uno dice, ma uno dice, aspetta un attimo, io che ne so che questa sia una distribuzione polialegica. Allora, mettiamoci F con N. Ok? Allora, questo è uguale a F cappuccio con N. Mandiamo N a infinito. Allora, quello che ci manca da dimostrare che la trasformata era un'applicazione non solo da S in S, ma era pure, diciamo, se fi con N tende a fi, fi cappuccio N tende a fi cappuccio in S. Questo diamolo per scontato, diciamo. Allora, questo tende a fi cappuccio, ma questo chi è? Per definizione è fi cappuccio fi, e quindi questo, quando n tende a infinito, tende a questo, e quindi effettivamente funziona tutto. Ok? Allora, perché, diciamo, questo risultato è potente? Certamente abbiamo, come dire, sintetizzato in maniera molto grossolana parecchie cose, però adesso andiamo a vedere la potenza di questo risultato. Allora, se io voglio vedere come agisce il cappuccio su fi, allora supponiamo di prendere come t la funzione t1, la costante 1. Ok? Perché? Posso fare integrale da meno infinito e più infinito di 1 per fi di x in the x. Se fi ha decrescenza rapida, lo posso fare sicuro, questa qua è l'E1 e tutto quello che va a fare. Quindi non, in realtà non mi serviva. Io avevo detto f sta in L1, però f la posso prendere pure che non sta in L1, no? Perché tanto la devo scontrare soltanto con una funzione a decrescenza rapida. Adesso andiamo a vedere come opera T1 e qual è la trasformata di 1. Allora, questo qui chi è? È, diciamo, è l'integrale da meno infinito e più infinito di fi cappuccio di x in the x. Ok? Perché io devo scaricare la mia funzione dall'altra parte. Ma allora questo qua chi è? È l'integrale tra meno infinito e più infinito, l'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla meno 2 pi greco di x fi per fi di t in de t. In dx. Allora, vediamo un po'.
se io ci metto Fi, insomma questa deve venire una costante per fi di 0. Allora, qua non posso invertire ovviamente gli integrali e, però questa la potrei scrivere vabbè, questo lo vediamo domani, lo rivediamo. Allora, facciamo un piccolo riepilogo perché mancano pochi minuti. Allora, noi che cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto che la trasformata del prodotto di convoluzione è uguale al prodotto semplice delle trasformate. Poi abbiamo visto che almeno sotto certe ipotesi aggiuntive, cioè se la F era L1 trasformata sta in L1, che la trasformata fatta due volte, calcolato inizia era uguale a F di meno, questo abbiamo visto. Oppure se preferite che l'antitrasformata della, diciamo, l'antitrasformata si faceva facendo l'integrale con calcolando la trasformata in un punto opposto. Questo se F appartiene alle 1, F cappuccio appartiene. Modulo il fatto che quel prodotto di convoluzione convergesse a quasi tutto. Poi abbiamo parlato di dualità e abbiamo detto se noi riusciamo a definire la F, diciamo a definire la F, l'abbiamo fatto su uno spazio che va in se stesso, sulle funzioni di decrescenza rapida vanno in se stesso, allora a quel punto per dualità io riesco a estendere facilmente la definizione di trasformata sul duale di questo spazio. Il duale di S, S', queste qua si chiamano distribuzioni temperate. Queste qua si chiamano distribuzioni temperate. Poi vedremo perché. Ok? Adesso che ci rimane da fare? Ci rimane da fare una serie di esercizi che facciamo domani. Quindi cerchiamo di applicare tutto questo per fare trasformate di altre funzioni, per fare trasformate di funzioni che non stanno in L1, per fare trasformate. E ci rimane da vedere, ancora non abbiamo dimostrato alcune cose, per esempio che quel prodotto di convoluzione converge a F, non abbiamo dimostrato che l'immagine di S è tutto S e non abbiamo dimostrato che da S in S è un'isometria in L1. In L2, se metto la norma L2 in S in F in partenza in F, ok? Che poi ottengo di concetto. E questo lo vediamo domani. Però diciamo l'importante è costruire questo schema. Cioè lo schema è, quindi lo schema è semplice. Diciamo ovviamente i dettagli sono complicati, però
lo schema è: io faccio le trasformate su uno spazio piccolo e automaticamente la media della dualità le posso fare su uno spazio molto molto più grande, che contiene praticamente tutte le funzioni che potete immaginare. Qua contiene la delta, contiene la derivata della delta, contiene un sacco di... Ok?